Come detto in precedenza, eccoci arrivati ad un video di approfondimenti sui permessi della SIAE per feste private. Avevo già trattato l'argomento in passato, e ti rimando alla scheda qui sopra, nel quale spiegavo come non sia compito del DJ fare il permesso per la festa e né tantomeno lo è del luogo che ospita la festa, perché molto spesso quando una location viene affittata per un evento, chi prende in consegna lo spazio deve anche occuparsi di fare il permesso perché risulta come organizzatore, che è un ruolo diverso dal proprietario del luogo e del direttore dell'esecuzione, cioè colui che suonerà effettivamente alla festa. Questo può generare un po' di confusione perché si costringe delle persone che sono un po' al di fuori o comunque a digiuno di questi temi ad occuparsi della questione. Di contro, il proprietario del posto ci tiene e molto spesso obbliga per contratto ad adempiere agli obblighi SIAE perché in caso di inadempienze altrui può essere tolto il permesso di fare eventi con musica e quindi anche il proprietario ne subisce un danno considerevole. E questo è il primo punto. È evidente che da DJ o comunque musicista spesso sei sottoposto a spiegare questa cosa e di qui l'esigenza di fare un video tutorial completo, nel quale quindi invio ad ogni interessato la procedura di registrazione, in modo che possano farlo quando torna comodo e nei tempi che preferiscono. Ci sono alcuni aspetti che ho tralasciato durante il tutorial perché volevo occuparmi esclusivamente del fare il permesso nel modo più rapido possibile. Ma in questo caso non ho nessuna fretta, quindi posso approfondire i temi. Il permesso SIAE serve ogni volta c'è della musica, perché nel momento in cui c'è una festa privata, la musica è ciò che consente, che crea il divertimento, che rende la festa tale. E quindi è giusto il fatto che sia riconosciuto all'autore del brano che fa divertire tutti, tra virgolette, o comunque crea un'atmosfera interessante, una piccola parte di diritti. Il primo problema purtroppo che si viene a creare è che la SIAE ha tolto le feste private dalla ripartizione. Quindi di fatto il permesso che te compili è molto spesso del tutto inutile, perché si va semplicemente ad ingrossare il monte incassi tra i quali poi viene ripartito il tutto, e però essendo escluso il tuo programma musicale specifico, i diritti vengono comunque assegnati in maniera progressiva indipendentemente da quello che tu scrivi e indipendentemente da quello che suoni. Ora, sembra a onor del vero che da quando esistono i programmi musicali online vengano considerati tutti, però è evidente che il peso specifico di ogni programma è piuttosto insignificante. Se si considera che il costo investito è di 200 euro più IVA e agli autori vanno a esagerare 20 euro, è evidente che è una percentuale piuttosto minima e lo dico da esperienza personale, essendo anch'io autore e molto spesso inserisco i miei brani nelle serate che faccio e quindi lo vedo poi quello che ritorna un anno dopo. È evidente che il nostro obiettivo da direttore dell'esecuzione è quello di far spendere il meno possibile il cliente, perché sappiamo bene che i budget sono limitati, nessuno prende 1000-1500 euro per un evento e quindi può aver senso spendere 400 euro di tasse di fatto, ma se la bilancia pende da un'altra parte, quindi ci sono comunque le stesse 400 euro di tasse e il DJ musicista prende la metà, si capisce che è frustrante, soprattutto per chi deve suonare ed occuparsi di queste pratiche burocratiche. Nella questione musica dal vivo versus musica registrata diventa piuttosto fastidiosa perché c'è un conflitto di attribuzione tra la società che si occupa dei diritti fonografici, che pretende un surplus in più rispetto alla musica suonata dal vivo dagli strumenti. Ora purtroppo la SIAE è rimasta ancorata a dei dettami e delle categorie che sono appartenenti ad un passato remoto. Quindi già ora non esistono più i CD, quantomeno per chi va a suonare, sono un lontano ricordo.
e di contro chi suona dal vivo magari suona su base, quindi comunque potrebbe utilizzare un supporto. È evidente che questa distinzione non sta più né in cielo né in terra. Un tempo era concepito come incentivo per fare musica dal vivo, rispetto alla musica soltanto riprodotta, però sappiamo bene che molto spesso, fatta la legge e trovato l'inganno, abbiamo assistito ad un proliferare di finti artisti dal vivo soltanto per risparmiare con il permesso SIAE, e quindi questo incentivo non serve proprio a niente, è soltanto un costo in più qualora non ci sia il musicista. Io lo dico veramente con il cuore in mano, lascio ad ognuno la libertà di scelta nel fare quello che si sente di fare. È uno dei motivi per cui ho aspettato tanto a fare questo video, perché poi magari ti esponi in un certo modo, ti arriva la denuncia, perché tanto questa gente è molto brava con gli avvocati, quanto è totalmente distaccata dalla realtà. Però di contro mi preme fare un video il più possibile onesto, perché non mi piace neanche chi commenta nel video sotto: "Ah, la SIAE sono tutti ladri". Non serve a niente un commento di questo tipo, non è utile. Preferisco raccontare le cose come stanno, raccontare quelle che sono le incongruenze alle quali assistiamo, e poi ognuno trarrà le proprie conclusioni e deciderà di agire secondo la propria coscienza. L'ho accennato in precedenza anche al cosiddetto permesso ballo, perché c'è una grande diatriba in merito. Dobbiamo essere onesti nel dire che la SIAE per fortuna ha snellito molto la procedura nella creazione del permesso per feste private, perché prima c'erano molte di più le domande inutili a cui era sottoposto il malcapitato. Adesso è rimasta soltanto quella, e sinceramente non fa più grande differenza mettere ballo sì o ballo no. Però la questione è una delle tante ancora irrisolte nel fare eventi in qualsiasi contesto si tratti. Ha senso chiedere a un matrimonio se c'è il ballo o meno? Ha senso chiedere a un compleanno se c'è il ballo o meno? No. Però è comunque una domanda, e mi auguro che nessuno abbia a ridire se la risposta a questa domanda è sbagliata. In ultima analisi, un'altra delle grandi assurdità che riguarda la SIAE è la discrezionalità pressoché completa degli uffici territoriali, perché la SIAE è gestita attraverso le mandatarie. Ad ogni ufficio più o meno provinciale, perché poi molto spesso le aree di competenza non coincidono esattamente con la provincia, ci sono province che hanno più uffici SIAE ed altre che invece bisogna andare in luoghi completamente diversi. E purtroppo un certo spazio viene lasciato all'interpretazione del singolo responsabile. Quindi quello che ho raccontato io, che può valere per le province con cui ho avuto a che fare, può essere anche piuttosto diverso altrove. Un piccolo esempio: c'è la possibilità che in determinati tipi di eventi la SIAE continui a chiedere la percentuale o continui a chiedere il costo complessivo che viene investito. Perché da un lato c'è una sorta di giustizia, perché se si spende 100.000 euro per fare un matrimonio o un evento di lusso, è evidente che le 200 euro più IVA di SIAE sono una percentuale infinitesima. Però di contro bisogna che in qualche modo l'aumento del costo per chi organizza sia anche contraddistingua un aumento della ripartizione per chi rende quella festa un evento gradevole. E l'oscurità con la quale la SIAE continua a gestire queste pratiche rimane uno degli aspetti annosi su cui purtroppo dobbiamo continuare a confrontarci. So di aver soltanto scartato la superficie di un argomento piuttosto complesso, ma mi premeva inserire a corollario di un video piuttosto tecnico di come si fa un permesso per una festa alcune considerazioni nel quale poter avviare un dibattito costruttivo tra chi segue il canale. Quindi, se sei interessato a questi argomenti, scrivi pure sotto nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.